Giuseppe Amato, adesso nel calcio, mister, dopo un buon primo tempo nella difesa, la Juve ha pagato la poca profondità della rosa, oltre ad alcuni errori individuali e di reparto. Cosa però a livello di collettivo ti è piaciuto e cosa invece no? Beh, diciamo che cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto da un certo punto di vista la messa in pratica di una preparazione contro il Monopoli che è avvenuta in 3 giorni, ovviamente, provando a riportare nella gara quello che alla vigilia avevamo provato, quindi che poi ci ha consentito spesso di avvicinarci, di entrare nella loro metà campo e nella loro area di rigore, tant'è che spesso i presupposti sono partiti da dei break che avevamo preparato, tenendo conto anche di una condizione fisica che poteva essere anche approssimativa, visto l'impegno che c'è stato nell'Atrizium, e nonostante abbiamo inserito alcuni calciatori che non hanno preso parte alla stessa, per ovvi motivi, chi per squalifica, chi per una condizione fisica o per qualche infortunio, non ha inciso più di tanto. E quindi nel primo tempo sicuramente abbiamo sostenuto e abbiamo creato quello che avevamo preparato contro una squadra che ha fatto la sua partita, che per disposizione ovviamente ti può creare quelle difficoltà che in alcuni tratti abbiamo pagato. Poi le ingenuità individuali fanno parte del calcio, non ha senso rimarcarle perché chi l'ha commessa se ne è reso conto da solo, sia per quanto riguarda il gol subito ma anche per quanto riguarda il gol mancato, che avrebbe, diciamo, riportato la Juve Stabia in vantaggio, e poi le condizioni meteorologiche che ovviamente esistono da una parte e dall'altra, però nella fattispecie, soprattutto nel primo gol, hanno inciso particolarmente sulla traiettoria e la deviazione di indirizzo. Però detto questo, abbiamo ancora molto da fare e il risultato non avrebbe modificato di una virgola il nostro percorso. Giovanni Donnarumma invece ti chiede, questa volta rispetto alla gara con l'Atrizium non si è vista la stessa reazione, è un aspetto da migliorare questo? Sì, beh, assolutamente sì, ma non è l'unica cosa da migliorare, ne abbiamo tante da fare. La stessa reazione probabilmente non è avvenuta perché non avevamo forse la condizione psicofisica per poterla creare, al di là del vento contro che ovviamente ti mette in una condizione di disagio, ma secondo me è mancato proprio lo spunto mentale per dare atto ad una reazione che di solito abbiamo visto, di solito, non lo posso dire perché di partite ufficiali ne abbiamo fatte 2, abbiamo visto con l'Atrizium, però, che secondo me c'è stata in parte anche nel secondo tempo, dopo aver preso gol, con un po' di confusione, ed esattamente quello che non vorrei che rivedere, perché dobbiamo mantenere comunque la stessa compattezza al di là del risultato sportivo. Luca Pietropaolo, 3 giorni ci separano dal match di Coppa Italia con il Pisa, forse troppo pochi. Quanto peseranno la squadra per ricaricare le energie psicofisiche in vista del match? Beh, riguarda tutte le squadre, ovviamente ci confrontiamo con una categoria superiore come il Pisa. Abbiamo comunque l'obbligo di provare a fare una gara dignitosa, senza essere così già in partenza sconfitti, ma allo stesso tempo siamo consapevoli che incontriamo una squadra che avrà sicuramente delle risorse da un punto di vista di individuale e collettivo superiore al nostro, ma anche da un punto di vista fisico incide all'interno della stessa gara. Tra l'altro abbiamo poi, a distanza di 3 giorni, poco tempo per recuperare, e dopo 4 abbiamo una trasferta a Vibo e subito dopo abbiamo la trasferta di Catania. Quindi voglio dire, il calendario parla da solo, ma in questo caso non siamo i soli e quindi ci dovremo adattare con gli uomini che abbiamo e con il tempo che abbiamo. Torniamo un po' alla conferenza di ieri, ha parlato già di mercato, però Gianluca Picella ti chiede quanti rinforzi ti aspetti sul mercato, ne hai già parlato ieri ovviamente.
io non ne vorrei parlare perché credo che sia un qualcosa di evidente e non mi piace neanche ritornarci su. Il 5 ottobre, e spero di essere chiaro, sapremo chi siamo e soprattutto che percorso ci aspetta in base a tutto quello che entrerà e a quello che uscirà. Quindi una parola, ma soprattutto una valutazione più precisa si può fare solamente alla chiusura del mercato. Domenico Ferraro in chiusura le condizioni di Alessandro Mastandri. Mastalli, che è un giocatore all'interno, un trascinatore, devo dire che anche la sua uscita, paradossalmente, ma neanche tanto, ha influito perché abbiamo perso un uomo di grande generosità, di grande qualità, che come nella partita di Coppa Italia ha inciso positivamente. Oggi, non che il ragazzo è entrato non abbia fatto il suo dovere, ci mancherebbe altro, però se ci sono certe condizioni, ovviamente anche la squadra ne usufruisce in maniera positiva. Grazie. Arrivederci.